ed è subito il derby, è subito Casarano contro Nardò. Ninguce russa ai lati, davanti il tridente pesante, cominciata con il primo pallone manovrato subito dal Casarano. Va da Macco, palla tagliata sul secondo palo dove stacca Gennari e il pallone finisce sul fondo. Russo allarga su Dammacco, la sovrapposizione di Russo che tira, era un tiro cross quello di Russo, c'è stato subito il riflesso da parte di Pucci. C'è Inguscio vicino, Danna prova il doppio passo, sterza Danna, cross interessante, Dammacco di testa, centrale. Palla dentro, Provitolo, poi Jonai se la ritrova in mano di fatto il portiere 2004. Poi allontana ma non benissimo Danna, pallone che rimane lì per vie centrali, saltato e arriva il vantaggio del Casarano con Citro. Bucato per vie centrali, arriva qualche protesta da parte del Nardò, erano rimasti tutti fermi, saltato Provitolo e Casarano avanti. Finisce però qui il primo tempo, Casarano avanti 1-0 con il gol di Citro. Tutto pronto per la ripresa di Casarano Nardò. Qui prova addirittura la conclusione, Neo Jonai aveva visto Provitolo fuori dai pali. Ma il Casarano che gioca con Jonai, sterza e calcia Jonai, palla alta. A cercare Danna, sta crescendo il Nardò, Danna crossa in area di rigore, Gennari prende la posizione ma non trova la porta. Traffico in area di rigore, palla tagliata sul primo palo, Ferreira per poco non trova la magia, grande parata di Pucci. Va Alex Brindisi, scambia con D'Ambros, palla dentro e Ferreira, il controllo di Ferreira, Pucci col grande riflesso. Danna prova ad accendersi, Danna limite dell'area, palla per Ferreira che calcia in porta, Pucci l'ha tolta dall'incrocio e Ferreira dice cosa devo fare per fare gol oggi. Qui Lanzolla combina un pasticcio, Verzienti si è divorato qui l'occasione del 2-0, il Casarano si è salvato il Nardò. Palla tagliata sul secondo palo e arriva di testa Anciagiun e ha raddoppiato il Casarano, l'uscita a vuoto di Provitolo che si lamenta perché dice di essere spinto. C'è Danna che si è sganciato di là, pronto ad andare Danna, palla per D'Ambros, gasa D'Ambros, 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 D'Ambros in porta, palla che esce di un niente. Arriva il triplice fischio, parte con un KO la stagione del Toro, qui al Capozza passa il Casarano per 2-0, Nardò che dovrà rimettersi in marcia perché il campionato riparte domenica prossima.